Un saluto e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Questi ultimi 7 giorni sono stati caratterizzati da poche ma importantissime notizie. Apriamo proprio con una di queste e parliamo dell'annuncio di Batman Arkham Knight, nuovo capitolo della serie Batman Arkham. L'annuncio era un po' nell'aria perché qualche settimana fa Rocksteady aveva organizzato un evento a porte chiuse, qualcuno aveva pubblicato una foto su Twitter. Insomma, quando Rocksteady è al lavoro su un gioco non può che essere un Batman, e infatti è arrivata la conferma. Batman Arkham Knight arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC entro la fine dell'anno. Si tratta del capitolo conclusivo della tetralogia che include Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e appunto questo quarto capitolo, Arkham Knight. Cronologicamente dovrebbe collocarsi alla fine di tutto. Cosa include questo gioco? Beh, include un super cattivo non nuovo, una vecchia conoscenza nella serie, perché il super cattivo principale sarà Spaventapasseri, il quale ha messo insieme una squadra di cattivi che includono Due Facce, il Pinguino e Harley Quinn. Harley Quinn in particolare sarà disponibile come personaggio giocabile per chi preordinerà il gioco, ma soltanto nelle mappe sfida. Si sa che ci sarà una nuova Batmobile completamente ridisegnata e che avrà un ruolo importante all'interno della vicenda, quindi possiamo supporre che ci saranno delle sezioni di guida. Al momento non si sa nulla se non quello che è emerso da un trailer in computer grafica che vedete scorrere in questo momento. Naturalmente l'attesa è massima, siamo curiosi di vedere le prime sequenze di gameplay. Tra qualche giorno avremo un incontro proprio con Rocksteady in occasione della GDC di San Francisco, quindi a breve vi sapremo dire qualcosa di più. L'altra notizia importante riguarda la data ufficiale di lancio di Watch Dogs. Watch Dogs arriverà su tutte le console, tranne che su Nintendo Wii U, il giorno 27 maggio. Al momento non si sa ancora la data ufficiale per la versione Nintendo. Quindi, quali sono le nostre aspettative? Il gioco era stato dato un po' per disperso, adesso è tornato. Chi l'ha visto ne ha parlato abbastanza bene, anche se dalle prime immagini non siamo molto convinti del lavoro svolto in questi mesi extra, in quanto rispetto a quanto era stato rivelato 2 anni fa, il titolo sembra avere compiuto un passo indietro dal punto di vista grafico. Quindi non ci resta che attendere e vedere se il gameplay è stato effettivamente migliorato per allontanare i possibili problemi di ripetitività di cui si era parlato in fase di preview. Ormai l'uscita è dietro l'angolo, mancano un paio di mesi, quindi aspettiamo e ve ne parleremo al più presto. Se vi ricordate, la scorsa settimana abbiamo parlato del lancio di PlayStation 4 in Giappone, lancio che è andato veramente alla grande. Ebbene, negli ultimi 7 giorni sono emersi i dati di vendita della console, dati mondiali, e parliamo di 6 milioni di pezzi venduti, quindi un vero grande confermato successo per PlayStation 4. Cosa si è detto inoltre di PlayStation 4 questa settimana? Ebbene, si è parlato dell'arrivo dei titoli AAA sul servizio PlayStation Plus, ovvero gli abbonati PlayStation Plus in possesso di una console PlayStation 4 a breve potrebbero vedere il loro catalogo di giochi gratuiti arricchirsi con dei titoli importantissimi per la nuova console Sony. Al momento non è stato detto quali titoli saranno inclusi, ma possiamo certamente aspettarci alcuni titoli di primo ordine. Inoltre, sempre a proposito di titoli importanti in arrivo su PlayStation Plus, si è parlato della possibile data di uscita di Drive Club. Drive Club, se vi ricordate, doveva arrivare al lancio di PlayStation 4 ed è stato posticipato. Non si sa al momento quale sarà la nuova data di uscita, però è emerso un trailer con una scritta che poi è stato immediatamente eliminato. Questa scritta parlava del 9/4/2014. Cosa vuol dire 9/4? Beh, se ci atteniamo alle date europee, ovviamente significa il 9 di aprile. Però se ci atteniamo alle date americane, significa il 4 di settembre. Al momento non è stato confermato nulla, quindi non sappiamo se il gioco arriverà tra un mese o tra 6 mesi, però è un titolo che stiamo certamente attendendo e non vediamo l'ora che venga rivelata la data di uscita ufficiale. Passiamo alle recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games e apriamo con la review di South Park, il bastone della verità, titolo che si è rivelato davvero molto ma molto divertente, in particolare se amate la serie, perché potrete cogliere centinaia di citazioni tratte appunto dal cartone animato. Anche a livello di gameplay si è rivelato un buon titolo, un RPG abbastanza standardizzato ma realizzato da Obsidian, che sono molto bravi nel realizzare giochi di ruolo, e la cosa si vede. C'è qualche bug come in tutti i titoli di Obsidian, ma il titolo è assolutamente giocabile, non ci sono
bug che distruggono l'esperienza. Una cosa che invece rovina l'esperienza è l'assurda censura imposta in Europa da Ubisoft per ragioni di marketing. Ci sono alcune scene che sono state tagliate che in particolare vanno a rovinare completamente un capitolo dell'avventura. Fortunatamente si tratta soltanto di una piccolissima percentuale dell'opera completa, quindi in sostanza non dovreste essere infastiditi più di tanto, però è certamente da segnalare. Il nostro consiglio, se ne avete la possibilità, è di importare una copia dall'estero. La versione PC non è affetta da censure, quindi se volete giocare PC potete tranquillamente comprarlo in Europa e troverete la versione integrale. Passiamo a Resident Evil 4 Ultimate. Si tratta dell'ennesima riedizione per PC di Resident Evil 4, grande classico firmato Capcom. Cosa c'è da dire su Resident Evil 4? Avevano promesso nuove texture, avevano promesso nuovi modelli, lo hanno fatto, ma il risultato alla fine dei conti non è poi così entusiasmante. Insomma, possiamo parlare di un titolo fortissimo e ancora molto divertente, ma certamente al di sotto delle aspettative. Eccellente invece The Walking Dead Season 2, Episodio 2, secondo capitolo della celebre avventura targata Telltale Games. In questo caso di nuovo siamo in compagnia di Clementine, la protagonista di questo secondo capitolo, che in questo secondo episodio assume ancora più spessore, quindi diventa un personaggio ancora più profondo. La cosa ci è piaciuta davvero tanto, si tratta di un gioco una spanna al di sopra del capitolo precedente, quindi vi consigliamo davvero di giocarlo. Sul fronte delle anteprime vi segnaliamo Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, il prequel di The Phantom Pain. Effettivamente possiamo confermare i dubbi che erano emersi qualche settimana fa, ovvero sia il gioco si può finire in meno di 2 ore, addirittura in meno di 1 ora se sapete esattamente cosa fare, quindi gli speedrunner avevano ragione. Però ci sono anche altre cose oltre all'avventura principale, quindi certamente si tratta di un titolo che offre ben più di 2 ore di contenuti. I dubbi semmai sono su alcune meccaniche di gameplay che non ci hanno completamente convinto. La recensione arriverà a brevissimo, quindi vi consigliamo di stare sintonizzati su Spazio Games perché troverete nuove notizie sull'ultimo lavoro di Kojima. Passiamo ai video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube e apriamo con la replica del Play Live dedicato a South Park, il bastone della verità. Non perdetevi inoltre l'unboxing dell'edizione speciale giapponese di Yakuza Ishin, il nuovo Play Gianza dedicato a Mark of the Ninja e infine la replica della nostra sessione di domande e risposte. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con un nuovo WhatsApp, come sempre, è fra 7 giorni.